Arrivano da Palermo, buon divertimento da Insieme, i Petrolini, eccoli! No, no, senta, scusi, no, scusi, ma lei come pretende che questi ragazzi e queste ragazze che sono pieni di vita, nel momento in cui lei entra sul palco con questa faccia, le facciano un applauso? Come pretende? Non possono farlo. Perché lei ha questa faccia che assolutamente mette tristezza. Io volevo regalare un momento d'allegria. E non ce la può fare mai. Non ce la può fare mai. Ci provi. E volevo dire che, come tu sai, noi ogni anno proviamo ad andare a Sanremo. Sì? Lo scorso anno non ci siamo potuti arrivare. C'è finita la benzina. Ah, ho capito. Mi siete fermati. Quest'anno prima. Siamo riusciti e abbiamo portato a Sanremo la nostra canzone. Ah, sì? Sanremo l'avete visto tutti, ha avuto ascolti incredibili. È vero. E si è parlato del festival prima di iniziare per l'esclusione di Morgan. Sì. Morgan è stato escluso, la Rai ha detto non deve andare in video. Infatti Umana era porta a porta, domenica in e ad anno zero. Va bene. Poi hanno visto gli indici d'ascolto e hanno detto allora lo mandiamo anche a Sanremo. Però lo penalizziamo, piuttosto che mandarlo nella categoria Big, lo mandiamo nella categoria aspirante. Va bene, d'accordo. Questa è una battuta, va bene, d'accordo. Però? Il festival è stato vinto da Scanu. Sì, Valerio Scanu. Che tra l'altro, come sapete, è stato ripescato. Sì. D'altra parte, uno che fa l'amore nei laghi, uno che certo. Così ha detto nella sua canzone, quindi. Non è che ce lo stiamo inventando, questo dice lui, a far l'amore in tutti i laghi, eccetera. Ora io vorrei dire a questo signor Scanu, sì. E se uno sta a mare? Sì. E poi se uno abita in provincia di Catania che ci sono tre laghi, quando la va a fare mai? Vabbè. Però Valerio ha vinto e quindi va rispettato. Al secondo posto. È arrivato il trio. Sì. Pupo, Emanuele, Filiberto, Giovanni, Maria, Nicola, Franco, Giovanni di Savoia. Di Savoia, sì, quello è, grosso modo è quello, sì. Cornuto ci fosse uno che si ricordasse come si chiamava, Utenore. Che era tra l'altro bravissimo, Tutti, Pupo, Emanuele, Filiberto e Utenore. Ecco, sì. Che tra l'altro era l'unico che sapeva cantare. È vero, l'ho detto anch'io. Al terzo posto, Al terzo posto chi è arrivato? È arrivato lui. Ho detto io con grande merito. Telecomando Melecone, che è arrivato terzo e ha avuto una polemica con Morgan. Lo so, perché Morgan dice tu mi hai copiato la canzone, poi ha un po'. Dice non hai copiato la canzone, hai copiato il motivo. Poi ha detto non hai copiato il motivo, neanche la canzone, hai copiato solo tre parole. Sì. I parole sono forse sì, forse no, forse mai. Applauso. Però attenzione, la risposta vorrei sapere, perché Marco, che è un ragazzo intelligente e ho detto prima anche simpatico, disponibile per bene, come ha risposto? Io glielo ho chiesto appunto. E Marco mi ha detto forse sì, forse no, forse mai. Va bene, quindi se ne è uscito diplomaticamente, bene. Presente anche Costanzo, l'hai visto? Come no, c'era Maurizio Costanzo. È fatto magro. Sì. Costanzo ha portato gli operai della Fiat di Termini Imerese sul palco di Sanremo. E questa è stata una bella cosa. Una bella cosa. Assolutamente. Ma Costanzo da Mediaset è andata alla Rai. Sì. E lo sai qual è il motivo? No. Perché dice è l'unico momento in cui non posso avere tra i piedi mia moglie. Ah, che resta dall'altra parte. Va bene, può essere, perché Maria De Filippi resta a Mediaset. E comunque, sì. Come si suol dire, se è chiusa una porta a Mediaset... E si è aperta per Maurizio Costanzo un portone a Rai. D'altra parte, per trasere Maurizio, solo un portone. Ma noi questa sera vi vogliamo fare omaggio di una canzone del festival. E quindi io, a tal proposito, col tuo permesso, col permesso del pubblico, devo chiamare il maestro Michelangelo Aguglia, che da sempre mi accompagna. Beh, facciamogli un applauso al maestro
Aguglia, che vediamo con grande piacere. Buonasera maestro. 93 anni, eh? Ma come 93 anni? Non è vero. 92, amore, diciamo la verità. E poi sì? Devo chiamare anche... Chi? Emanuele. No. Filiberto. Lo abbiamo qui. Giovanni, come Nicola, Nino, Totò, il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Ma non lo sapevo, applauso allora. Eccolo qui, il principe, madonna, con la corona, ma certo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Di Pupo, di Nazzi, fai. Emanuele Filiberto, Italia, amore mio. Sì. Dirige l'orchestra il maestro Antonello Serio. Sì, era lui. Cantano Pupo, Ghinazzi, Emanuele Filiberto e Utenore. È la nostra sigla, buon divertimento da insieme, vai! Campare oggi è sempre più duro, infatti se pochi spaddo muro, e su travagli un ni finisci, un semo più né carne né pisci, speravo una riconversione, ora temo una disoccupazione, a Fiat ne vuole licenziare, sapiddu come ma campare. Io vivo solo di cultura, del resto non mi importa niente, per questo io non ho paura di questa crisi lunga e dura. Travaglio non ha mai cercato, del resto non è cosa mia, e vivo di quel che mi resta, castelli, soldi e una corona in testa. Sì. Viaggiavo solo in prima classe, giravo il mondo intero e non avevo mai problemi di soldi in tasca. Cosa posso raccontare? Io che non ho mai visto niente, infatti pure viaggi nozze, ninniamo solo a Ficarazzi. Avere finalmente un tetto, ma tutto questo mio progetto è solo un sogno nel cassetto. Lo sai qual è la differenza? Sognare non costa niente, e io che sono un possidente, in Italia sono nulla tenente. Sì, stasera sono qui, ma mica pari io, usate solo Dio. Sicilia, amore.
Vabbè. La nostra bandiera, la bandiera siciliana, grazie, grazie ai Petrolini, che devo dire hanno fatto ironia su questa canzone, però dicendo anche delle cose molto vere. Tu volevi fare una chiusura particolare, no, che io ti permetto di fare perché mi associo a quello che stai per dire. Volevamo dedicare questa canzone a tutti i lavoratori della Sicil Fiat di Termini Imerese, al quale farei un applauso. Assolutamente sì. E a tutti i lavoratori che vivono una condizione di disagio, ai quali vogliamo noi, con quel piccolo che possiamo fare, augurare tanta speranza e tanta fortuna. Grazie, i Petrolini, accomodatevi ragazzi. Bene.